adesso la cosa più importante è parlare con Richard Benson. Ci sei al telefono? Sì, ci sono, eccomi. Oh, grande! Finalmente! Grande Richard! Allora, noi siamo dei fans spiegatati e volevamo fare questa intervista con il cuore in mano, non vedevamo l'ora. Quindi ben arrivato. Molto piacere. Ben arrivato. Grazie, qui in trasmissione. Come stai? Come stai? Grazie. Come va? Molto bene, veramente bene. Oh, bene, questo. Da settembre riprendo a fare i concerti. Questa è una grande notizia. Grandissimo, grandissimo. Noi di Nerdology. Ho preso uno dei migliori batteristi americani, John Macaluso, alla batteria. Ah, sì? Grande, noi lo conosciamo. Ci abbiamo parlato direttamente qualche mese fa e ha speso belle parole nei tuoi confronti, capito? E lo so. E questo è, quindi questa è una notizia. Siamo molto amici. Questa è una notizia che dobbiamo dare alla stampa, dobbiamo, come dire, cioè, la dobbiamo diffondere in tutto il mondo, no? Sì, infatti, se riuscite a farlo sarebbe meglio, no? Sì, assolutamente. Noi siamo in diretta sia sul sito Radio Passeggiata, ricordiamolo, radiopasseggiata.it, sia su Facebook. Cioè abbiamo anche amici che si stanno raggiungendo qui in radio. C'è la rete internetaria che sta esplodendo, ci stanno contattando da tutto il mondo, Richard, capito? Ma voi da dove trasmettete? E noi trasmettiamo da Terni, però all over the world, capito? Cioè qui è da parte da Terni, ma si dipana in tutto il mondo praticamente. Sì, certo, ho capito, favoloso. Allora, volevamo farti qualche domanda, Richard. Eccomi, dai. Allora, innanzitutto quindi penso che va tutto bene, visto la notizia che ci hai appena dato di un nuovo tour, evidentemente. E c'è stato da settembre in poi, appena riprendo a fare i concerti. Ah, benissimo, benissimo. E allora, ti volevamo chiedere delle chitarre nuove anche. Ah sì? Io ti volevo fare anche qualche domanda sulle chitarre, perché lui è un chitarrista. Io sono chitarrista, sì. Mi chiamo Lorenzo D'Amario. E ha avuto te come maestro. Sì, assolutamente. C'ha una plettrata infernale, capito? I tuoi video didattici me li sono mangiati tutti. Certo, ce l'abbiamo tutti. Ah, bene, ottimo. Io il carillon infernale lo uso sempre. Ah, ho capito. L'ho sempre utilizzato. Poi magari più tardi ti farò sentire qualcosa, no, che ho registrato col carillon infernale. Bene, ottimo. Assolutamente. Avevo anche qualche domanda sulle chitarre, visto che l'hai introdotto te l'argomento. Fatemi qualche domanda, no? Allora, te per esempio, quante chitarre hai avuto nella tua vita? Tipo 250. Porca, ammazza! Oh. Cavolo. Ma allora, te sei... È un museo, è casa museo, tua, un museo della chitarra. Sì, poi... Amo sostituire i magneti, no? Sì. Mi piacciono molto gli EMG 85. Ah sì, ti piacciono gli EMG, gli attivi? Sì. Oh, orca. E senti, ma per esempio hai avuto anche Gibson, ovviamente, Fender. Sì, ho avuto Gibson, Ibanez, di tutti i tipi. Sì. Hai avuto anche le Vigier, chitarre francesi Larivée, quella di Kim Marcello degli Europe. Ho capito. Bella, quella l'ho venduta, poi ho avuto la chitarra dei Rammstein, la chitarra dei Slipknot, le varie chitarre degli Slayer, varie Gibson, quella dorata, quella di Gary Moore. Ah, che figata! Fantastico! Che figata. Ah, ma proprio la Les Paul? Sì, la Les Paul di Gary Moore, sia quella Heritage, sia quella della Gibson. Oh, che figata! Sia la chitarra di Joe Bonamassa. Ah, beh, cavolo. Mamma mia, grandi chitarre! E senti, e te, diciamo, la tastiera, come la preferisci? Quale tastiera preferisci?
acero, non lo so, a me piace suonare in trio, chitarra, basso e batteria. No, dico la tastiera della chitarra, come la preferisci, in acero, ebano oppure in palissandro? Palissandro. Palissandro, mm-hmm. Ok, lo vuoi scuro oppure un po' più chiaro? Ti piace? No, mi piacciono molto le basse, dato che io plettro molto veloce, mm-hmm. Più il manico è grosso, più il suono diventa forte, dipende tutto dal manico il suono e chiaramente anche dai magneti che ci metti, dai legni, uh-huh. Dalla combinazione dei vari estratti delle chitarre riesci a costruire il tuo suono ideale. È vero. E quindi il corpo lo hai in mogano oppure preferisci ontano? Non lo so, perché dipende da come è fatta la chitarra, capito? Ho capito. A volte gli EMG sono favolosi, a volte non vanno bene, allora vanno meglio i Di Marzio. Certo. Capito? No. Dipende proprio dalla chitarra stessa. Fantastico. Comunque molto del suono dipende dal manico, eh? Sì. Ma ha detto pure il mio amico Invie Malmsteen, che grande. Lo conosco molto bene personalmente. Ma Invie come sta adesso? Che ho saputo che non sta tanto bene di salute, la salute. Infatti non sta tanto bene. Infatti, che cazzo. Ha venduto le sue Ferrari. Vive a Miami con la sua nuova moglie. Ah, ho capito. Poi ho sentito per telefono Glenn Hughes, l'ex bassista del Deep Purple. E che c'è un'intervista su internet. Esatto, un'intervista che avevi fatto, che poi avevi trattato male anche Chad Smith, e se lo meritava perché stava lì con st'aria sbrufona. Lui sarà comunque, bravo quanto te pare. Chad Smith dal vivo è favoloso. No, ma è un grande musicista, su quello non c'è dubbio. Con i Red Hot Chili Peppers non mi piaceva, poi lo visto dal vivo con Glenn Hughes, ha fatto un assolo di batteria veramente micidiale, eh? È vero. Sì, ma perché secondo me nei Red Hot lo limitano molto, capito? Invece quando è libero, lì è molto condizionato. E lì è libero di esprimersi, dà tutto il meglio di sé, capito? Senti Richard, io volevo farti un po' di domande su anche sui tuoi trascorsi, no? Sul tuo passato. No, sulla tua grande carriera, dischi, no? Esatto. Ma infatti una cosa che vorremmo chiederti è del buon vecchio Charlie, non solo noi ma tanti altri fans che hanno la curiosità, no? Di quel disco favoloso, di quel disco prog favoloso. Lo so, ma quello l'ho fatto quando avevo 16 anni. Di quello che ricordi hai? Siamo curiosi. Ammettere. Poi ho fatto Renegade, poi ho fatto Flashback, poi ho fatto Madre Tortura, certo. L'ultimo L'Inferno dei Vivi. E poi anche Duello Madre è un altro, l'ultimo disco, no? Duello Madre sarebbe una raccolta, eh? Esatto, una raccolta. Che poi Renegade è stato rimasterizzato recentemente. Lo so, l'ho sentito su internet. E ti è piaciuto? Che ne pensi? Abbastanza, sono molto meglio adesso. Quello non c'è dubbio. Più si va avanti, più si migliora. Esatto. A me piace i miei due video didattici. Sì. Sia quello con i capelli biondi e sia quello con i capelli neri. Steve Vai nera del 10° anniversario. Bella quella chitarra, molto molto bella. Eppure bella quella Jackson, non riesco più a ritrovarla. Quella Jackson è favolosa. Favolosa, sì. Però non riesco più a ritrovarla, l'ho cercata dappertutto, c'avevo, guarda, 10 copie di quella chitarra. Ma io poi l'ho vendute e non riesco più a trovarla. Ho capito. E senti, te comunque hai nella tua carriera, no? Hai condiviso il palco con il Banco del Mutuo Soccorso, degli Osanna. Guarda, ho fatto parte dei Camaleonti in Applausi, ho fatto parte delle Orme in Smog Magica. Che ci puoi dire di quel periodo? Sono stato chitarrista del Rovescio della Medaglia. Infatti, poi io l'ho visto. Ho fatto Contaminazione con Luis Enriquez Bacalov, quello che ha fatto il concerto grosso numero uno, il concerto grosso numero due per i New Trolls.
Io faccio contaminazione. Capolavoro assoluto. Senti, ma infatti che ricordi hai di quel periodo? Perché noi siamo affamati di sapere informazioni su quel periodo, perché noi siamo degli estimatori di quel periodo, quindi chi meglio di te ci può raccontare, no? Com'era l'atmosfera, i musicisti. E l'atmosfera era molto bella in quei tempi, eh? Certo. Meglio di adesso, infatti le canzoni di adesso fanno veramente schifo. Sì. Allora, ci ha raggiunto un altro chitarrista, sì. Tanto bene, Dario Strinati, sì. Dei Did. Ormai, dei Fu Did. Ciao Richard! Richard, mi senti? Al momento siamo in tre, ci sono due chitarristi molto bravi e io che sono un chitarrista abbastanza mediocre. Però ci si prova, no? Sì. Pian piano. Lui è cantante, migliora, capito? Lui è cantante, batterista, un po' di tutto. E... Va bene, senti, io adesso vi devo salutare perché c'ho da fare. Ecco, mannaggia. Ci sentiamo la settimana prossima. Volentierissimo, guarda. Ma... Cioè... Guarda Richard, comunque sì? Quando vuoi puoi richiamarci, possiamo fare altre trasmissioni con te. Facciamo una trasmissione la prossima settimana, dai. Va bene, certo, va bene. Anche perché qui abbiamo tantissime domande da farti, non finiremmo mai. Tra l'altro puoi fare anche delle recensioni, noi ti vogliamo sentire che recensisci album nuovi. Esatto. Abbiamo nostalgia di Ottava Nota, di Rock Machine anche, che io seguivo. Rock Machine su Televisa. Non mi sono perso una puntata. L'ho vista. Va bene, ci sentiamo la settimana prossima. Va bene. Grazie Richard. Grazie. Ciao a tutti. Ciao Richard. Grazie ancora. Ti dovete spaventare. Sempre. Grande. Va bene, ciao. Grazie. Ciao Richard. È stata breve, ma intensa. Ma perché lui, ragazzi, lo devi prendere al volo. È un'emozione proprio. È un'emozione. Prendere al volo, se no già è... Sì, però ragazzi, cioè, è un'emozione proprio avere Richard in diretta. Magari prima o poi riusciremo a averlo proprio qua in trasmissione. Ma io poi, capito, mi viene da fa' sta voce, perché ormai è proprio... È parte di me, capisci? Quindi è come ritrovare... ormai ti ha posseduto. E io non ce la faccio, ma in che senso? Non si dicono queste cose, siamo in fascia protetta, non si possono... Poi molti forse non sanno una cosa dei video di Richard, scusate se mi intrometto. Certo, lo vedete. Non sento più dalla cuffia andata, va bene. Non si sente più del video dei nani, anzi del CD, proprio, sì. L'inferno dei vivi, che è stato prodotto da Federico Zampaglione, detto Tiro Mancino. Esattamente. Forse questa cosa sconvolgerà le vite a molti. Quindi di rimettere... Adesso ascoltiamo in versione integrale, speciale. Nani. Comunque, a parte tutto, sta in grande forma. Lo sentivo così da tempo. È vero. Quindi, è probabile che tornerà. Rimesso. Quindi, ragazzi, belle notizie ci arrivano, che poi partirà in tour con Macaluso. Esatto. E noi lo vogliamo ospite fisso ogni settimana a Radio Passeggiata, a Nerdology. Bellissimo. Specificatamente. Assolutamente. Io, peccato che però, capito, su Buon Vecchio Charlie, Animal Zoo, vogliamo sentire di più. Non lo so perché non dice mai niente. Io invece ho una curiosità, anche schizzona pure quello. Però saranno tutte cose che piano piano noi approfondiremo con lui. Esatto. In trasmissione. Intanto allora riascoltiamo i nani. Amici.